due parole d'ordine: comunicare e condividere. Per quale motivo? Spieghiamolo agli amici a casa. Cioè, è abituato a fare sempre le solite personali, che sta in attesa dell'inaugurazione e poi finisce là. Preferisco comunicare attraverso i colori, attraverso direttamente. Praticamente consiste che io, come faccio adesso con te che sto comunicando, lo faccio con i colori, che a me è più semplice e più facile, e questo mi ha permesso di incontrare varie arti, dai ragazzi, da artisti delle ceramiche, cito alcuni, tipo Maria Grazia Cappetto e compagnia bella, e riesco nelle cose a comunicare nell'immediato. E tutto questo si svolge a Santa Maria di Castellabate, che ci hanno messo a disposizione l'amministrazione comunale di Castellabate, dall'8 al 15, per cui ci sarà live della musica, e durante la musica live Sergio incontrerà i vari artisti programmati, per cui comunichiamo attraverso anche i seminari con Alfonso Amendola, che gentilmente c'è, con la sua facoltà di comunicazione si è messa a disposizione, e comunichiamo con i ceramisti che faranno ceramica live, le poesie grazie a Maria Monaco Martini, che dirà le sue belle poesie. Poi ci saranno Umberto Flauto, che farà un seminario sull'arte, e ci saranno tanti altri artisti della pittura, e tutto si svolgerà in 8 giorni. Andiamo sul personale, ma questa è una passione che è nata all'improvviso o è sempre stata al tuo interno? No, è sempre stata così, comunicare attraverso movimenti, attraverso le persone, preferisco comunicare con la musica, e infatti sono riuscito a fare una cosa bella con i rapper, oppure con i ragazzi della street art, che scenderanno alcuni da Milano e sono bravissimi, e alcuni locali. Invece di stare a parlare, mi è più semplice comunicare con tutti, e la cosa è riuscita benissimo a Salerno, a Santa Sofia, a novembre, e ora grazie all'amministrazione comunale di Castellabate, che ci dà la possibilità, ci divertiamo là e cerchiamo di coinvolgere il più possibile più artisti e altre persone in merito. Che utilizzi per la tua arte? Per la mia arte utilizzi il momento. La vita è fatta di momenti, allora in questo momento è anche questo un momento, per cui potrebbe essere un momento rosso, un momento giallo, un momento blu, ma vedremo che succederà. Ogni giorno abbiamo 5 incontri con 5 artisti diversi, e con ognuno mi metto ad agio, ci troviamo ad agio, mentre ci sarà la compagnia dell'altro canto che suonerà, poi ci sta Gio Pietrosini che suonerà, ci sta Valeriano Forte con le sue poesie. E in questo momento è tutto un'officina, è un'officina dove tutti quanti preferiamo comunicare le nostre arti. Senti, al castello cosa c'è di succulento pronto per l'estate? Quest'estate abbiamo organizzato eventi all'aperto. Noi siamo soliti organizzare con il Comune di Castellabate sempre degli eventi di natura culturale elevati. Quest'anno invece è una performance molto più leggera, quindi più dedicata a giovani e a meno giovani, e dedicata a tutti. E occuperà una settimana dall'8 al 12 il castello di Castellabate, quindi con artisti, pittori, artisti, poeti, performance sul posto, e musicisti, concerti, quindi veramente un palinsesto ricchissimo. Venite a Castellabate perché veramente sarete contenti della scelta effettuata. Noi ovviamente come provincia siamo sempre disponibili a stare vicino a tutti i comuni per la promozione dei beni culturali e del patrimonio culturale. Gli artisti, scrittori, poeti e quant'altri parteciperanno, sono tutti salernitani o comunque campani, quindi sicuramente per noi è un modo di promuovere l'arte locale, gli artisti locali, scrittori e quant'altro, in una cornice d'eccellenza appunto alla costiera, la costa sud della provincia di Salerno, e ovviamente da noi promossa insieme con la costa nord, insieme con le montagne, i parchi della provincia di Salerno. Quindi ai turisti noi li invitiamo a venire con noi dalla mattina alla sera, quindi ci sono appuntamenti in tutti gli orari, troverete sempre qualcuno che vi ospita. Chiaramente il Comune di Castellabate
e l'abate, noi diamo la nostra vicinanza, ospitalità per quello che possiamo. È chiaro che gli addetti ai lavori, quindi il Comune di Castellabate con tutti gli artisti saranno sul posto, comunque, per qualunque cosa siamo a disposizione, grazie. Per questo arte e cultura sono al primo posto per il turismo nostrano? Assolutamente sì, io ci tengo, in questi anni ho sempre cercato di dare questo taglio sulle attività culturali della provincia di Salerno, che è fondamentale, quindi anche i mezzi di trasporto sono importanti, quindi speriamo anche col nuovo governo regionale di poter lavorare su questo binario, quindi mobilità e turismo e beni culturali, perché questo è il volano che darà sviluppo alla nostra regione, ci crediamo, ne siamo convinti che la regione Campania ha bisogno di questo, perché le nostre bellezze sono sotto gli occhi di tutti, dobbiamo solo trovare il modo per dare un'offerta per il turismo qualitativamente elevata e facilità di accesso. Di non far mai dimenticare che l'arte, la cultura, la musica sono la rampa di lancio per il nostro turismo, dico bene? Sicuramente, come vado ripetendo spesso in vari convegni, alla luce anche del quadro normativo che è davanti a noi e non sappiamo in quale maniera si evolverà, sicuramente la cultura in generale, i beni artistici che abbiamo qui e anche tante espressioni di persone, di artisti che danno lustro alla nostra provincia può essere un volano e un polo di attrazione per quella che è la vocazione della nostra provincia, che sappiamo che può essere certamente quella turistica, e quindi eventi che abbiano, diciamo, un taglio di questo tipo contribuiscono sicuramente alla crescita e alle prospettive della provincia come la nostra. Noi dobbiamo ancora di più in questo periodo di ristrettezze e anche di stanziamenti da parte di enti sovraordinati alla provincia dare impulso a queste attività, perché come in un dibattito a cui ho partecipato la cultura è lavoro. E quindi oltre all'aspetto della crescita di un territorio dal punto di vista culturale, ma ci può essere a fianco anche una crescita importante di carattere occupazionale ed economico. Perfetto, come sempre. Diceva a microfoni spenti, c'è bisogno di comunicare il territorio salernitano, soprattutto della provincia sud, come lo fa? Lo fa attraverso manifestazioni di questo genere che noi stamattina siamo qui per presentare, lo fa attraverso forme artistiche. Il Comune di Castellabate nel corso di questi anni, avendo un attrattore culturale di una bellezza straordinaria che rappresenta, che è il Castello dell'Abate, che rappresenta oltretutto il simbolo della nostra storia, della nostra municipalità, mettendo a disposizione varie forme d'arte, ci auguriamo di poter contribuire appunto a diffondere sempre di più questo linguaggio artistico. Abbiamo sostenuto questa iniziativa che si svolgerà appunto a Castellabate, Quintessenza in Action, sotto la direzione artistica di Sergio Etere, in collaborazione con la provincia e con altri enti importanti, quale l'Università, la Regione Campania, appunto per diffondere un linguaggio artistico diverso, perché questa è una manifestazione che non è la solita mostra d'arte. Tra l'altro noi abbiamo approvato a marzo addirittura una delibera di patrocinio di questa iniziativa senza conoscere bene approfonditamente il programma, perché ci siamo fidati del direttore artistico e di quello che lui ha proposto. Quindi Castellabate ospiterà per 6 giorni vari linguaggi artistici, musica, pittura, scultura, teatro, in un contenitore, come ho detto, che sta crescendo sempre di più, perché tra l'altro questa non sarà l'unica iniziativa, ce ne saranno tantissime importanti. Continuiamo ad avere sotto la direzione artistica di Vittorio Sgarbi un importantissimo premio dedicato a Pio Alferano, che era un generale dei carabinieri che ha fatto tanto per il recupero e la tutela del patrimonio artistico nazionale, che ospiteremo appunto il 25 luglio, dal 25 in poi, con mostre, altre mostre, tipi di iniziative artistiche molto molto importanti e rilevanti.